Buongiorno a tutti ragazzi, oggi parliamo di Endurance Cup 2022. Dopo la sigla. Ebbene sì ragazzi, oggi parliamo di Endurance Cup 2022. Sapete tutti che abbiamo la prima suddivisione, Endurance Cup 2022, Met Endurance Cup e True Endurance. Innanzitutto sabato e domenica. Quindi sabato, come si struttura la True Endurance? La True Endurance si verifica, è la competizione che si verifica, prende piede, prende vita grazie alla Colosseo. Quindi la Colosseo è la struttura di Vulcano Fitness, trovate tutti i link in descrizione per vederla, che permette alle persone di allenarsi in contemporanea. Può avere 10 postazioni, 6 postazioni, può essere mutabile. Quella che ovviamente abbiamo a Cantù è quella da 10, quindi i 10 posti saranno presi quest'anno da 10 beginner, 10 intermediate, 10 elite ad ogni turno. Trovate tutti i link in descrizione per accaparrarvi gli ultimi posti. Avete visto che abbiamo messo anche la last chance per iscrivervi, quindi trovate qua. Ma ogni turno sarà previsto un numero fisso di atleti, proprio 10. Quest'anno abbiamo fatto più turni, abbiamo cambiato i livelli e ricordatevi che sarà il sabato dalle ore 9. Ah, fermati! Vai nei link in descrizione, trovi tutte le informazioni sui nostri servizi e tutto ciò che cerchi, quindi fermati e vai giù. Stessa cosa, la Endurance Cup invece dalle 9 di domenica, quindi mi raccomando. Che cosa differenzia queste due competizioni? La True Endurance è una vera e propria maratona di calisthenics. Quest'anno abbiamo voluto introdurre anche con il salotto, grazie a Sergio Di Pasquale, Claudio Paradiso, che saluto, ci siamo confrontati, abbiamo parlato anche con Dec, Filippo, campione dell'Endurance Cup dell'anno scorso. Dopo un salotto molto costruttivo abbiamo detto introduciamo anche l'IP. Quindi ci saranno, a seconda dei vari livelli, ripeto, link in descrizione per vedere tutti i vari circuiti, avrete uno scontro in 3 esercizi con tantissime rep. Chi vince? Vince l'atleta che conclude in minor tempo. Il problema che cos'è? Potete fare un tot, un massimo numero di rep che volete, ma allo scattare di ogni minuto. Quindi non potete fare ad esempio 5 rep, passano 10 secondi, 5 rep, ma vi giocate tutte le rep all'interno di quel minuto, poi appena vi fermate dovete aspettare lo scattare del secondo minuto, in modo tale da vedere tutto l'andamento della gara. Quindi sarà molto emozionante vedere questi atleti che si confrontano ed è molto importante capire questa regola. La True Endurance è veramente una gara che mira alla forza mentale, non solo fisica, perché macinare tutto quel numero di rep, che sia a livello beginner, a livello intermediate o elite, è veramente una cosa che non tutti sono in grado di fare. Tanti dicono, beh, ma a livello beginner sono capace, ma per uno che si approccia, che magari si sta allenando non da tantissimo tempo, è già una sfida mentale porsi come obiettivo il superamento di una gara del genere. È una gara veramente emozionante, che ha un potenziale altissimo e che l'anno scorso ci ha lasciato tutti a bocca aperta, anche per la grandine, lo scenario apocalittico veramente che ci ha accompagnato per tutta l'Endurance Cup. Abbiamo alternato dal sole alla pioggia, alla grandine, si è spezzato un albero, fulmini, è successo davvero di tutto. L'edizione 2021 se l'è aggiudicata Sergio Di Pasquale, ma c'era solo l'elite. Quest'anno invece 3, beginner, intermediate e elite. Se non ti sei riuscito ad aggiudicare il posto, prova ad andare nei link in descrizione e guarda se con l'ultima chance riuscirai a partecipare. Endurance Cup invece. Endurance Cup è la sfida epica, il circuito, l'avete visto l'anno scorso, super emozionante. Io adoro questa tipologia di format, presentare una gara del genere. Ne abbiamo già fatte, la prima nel 2019 dove vinse il Piranha, e poi abbiamo avuto l'edizione
del 2021, quest'anno 2022 sulla falsa riga del 2021, che è stata veramente bella, vinta, tutti si aspettavano la vittoria di Rocky, invece è arrivato Filippo Deck e ha sbalordito tutti con la sua potenza. Ma quest'anno ci sarà anche Super Cristian Mariani, quindi se non li conoscete questi atleti andateli a vedere, li trovate su Instagram, e sarà veramente una lotta epica. Tanti stanno scommettendo su Cristian Mariani, qualcuno però dice che Rocky se la può giocare, Deck non è da meno, quindi è veramente uno scontro epico e ce lo gusteremo fino alla fine, ma attenzione perché ci sono tanti nuovi nomi molto forti e quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Come si struttura l'Enduna Scappa? Ci sono i circuiti. Il circuito, abbiamo tutti gli atleti, i posti sono ovviamente limitati, quindi a settembre, quando aprono le iscrizioni, prenotatevi subito, non aspettate il sold out e la speranza di iscrivervi poi alla fine, perché come sapete va tutto in sold out subito. Poi ci mettiamo a volte dei posti alla fine, ma non è detto che facciamo sempre così. In questo caso è ancora tutto sold out, se non l'ultima chance per aggiudicarvi gli ultimi posti che abbiamo aggiunto proprio da qualche giorno, e lo trovi proprio qua nei link in descrizione. Quindi, che dire, scontro epico, perché abbiamo il circuito, quello che vedete tutti, che trovate, come vi dicevo, nel link. Tutti faranno il primo tempo e ci sarà l'elenco con tutti i tempi. Ma chi può riprovare il circuito per qualificarsi nei primi posti? Soltanto i primi 10 di ogni classifica, quindi degli advanced, degli intermediate e dei beginner. Di questi primi 10 possono riprovare lo stesso circuito nel caso degli advanced per entrare nei primi 4, e ci sarà semifinale testa a testa e super finale testa a testa, mentre per quanto riguarda beginner e intermediate, i primi 10 che potranno riprovare il circuito si giocano subito il primo, il secondo e il terzo posto. Quindi mi raccomando, adottate le vostre strategie, ma provate bene i circuiti, estendete sempre bene, cercate di eseguire benissimo le rep, perché il nostro super giudice Piozzi e tutto il team Vulcano non accettano scuse. Quindi state molto attenti. Che dire, questo è l'Endurance Cup e la True Endurance, un format che io personalmente adoro tantissimo, è super emozionante e la sfida continua. Iscrivetevi al canale, vi aspettiamo a Cantù.